Ci troviamo oggi a Betania, nella casa degli amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro. Maria, come se presentisse l'imminente passione di Gesù, cosparge i suoi piedi con nardo prezioso. Giuda vede questa azione come un gesto sproporzionato. Per Maria, invece, non c'è un limite nell'amare. Gesù riceve questo gesto come una preparazione alla sua sepoltura. Il Vangelo ci invita a portare anche noi il nostro dono a Gesù. Cosa abbiamo di più prezioso da offrirgli? Siamo simili a Maria nel capire la profondità del dolore del nostro Signore e nel volerlo alleviare, anche se per qualche momento solo. Qual è la nostra sensibilità in quanto ai sentimenti di Gesù? Ognuno di noi deve dare la sua personale risposta a questa domanda. Da questa risposta dipenderà la profondità del nostro vivere questa settimana santa. Cosa suscita in te il rifiuto degli altri? Sai e vuoi ringraziare il Signore per il dono della redenzione? Lo consoli nella sua passione con le tue buone opere?